Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di acquisti fatti in Indonesia, come ovviamente avrete letto dal titolo. Volevo appunto farvi vedere le cosine che abbiamo acquistato. Non sarà un video lunghissimo, non ve lo dividerò quindi in due parti come quello sulla Thailandia dove avevamo acquistato un bel po' di cose. Qui ci siamo contenuti, per cui farò un solo video dove vi mostrerò tutto quanto. Si parla sia di abbigliamento, accessori, batik, qualcosa di beauty e ora vi mostro tutto. Perdonatemi se mi sentite con la voce un po' così, ma purtroppo sono tornata malata e quindi sto facendo l'aerosol perché purtroppo ho la tosse, mal di gola, il catarro, quindi sono un po' così. Vabbè, pazienza. Cercherò di essere il più rapida possibile perché mi sono resa conto anche montando i video che sono veramente, veramente prolissa tante volte e vorrei dirvi miliardi di cose senza rendermi conto che poi nel video un po' tutto si perde, quindi cercherò di essere più sintetica possibile e di dirvi solo l'essenziale. Per quanto riguarda il video, diciamo, del viaggio, vi farò un video appunto a parte dove vi parlerò dell'itinerario che abbiamo fatto, di come l'abbiamo organizzato, vi darò insomma indicazioni utili, se appunto vi interessa organizzare, se state pensando di organizzare un viaggio in Indonesia. E quindi un po' come avevo fatto per la Thailandia, cercherò di fare appunto questo video dove vi metto anche delle foto, dei piccole spezzoni di video, dove vi faccio capire un po' quello che è stato il nostro viaggio. In questo video ci concentriamo sugli acquisti. Sono stati acquisti che si sono concentrati prevalentemente negli ultimi giorni perché essendo una vacanza a zaino in spalla avevamo diversi spostamenti da fare anche in aereo e quindi avevamo un peso stabilito dello zaino che non potevamo sforare più di tanto. Quindi questi acquisti più o meno sono comunque verso la fine della vacanza. Quasi tutti, diciamo, tra Bali e Yogyakarta come location, ecco. Soprattutto Yogyakarta, che era appunto gli ultimi 2 giorni, poi ritornavamo in Italia, per cui prevalentemente lì, in tante bancarelle che ci sono. Allora, un acquisto che potete trovare in diversi luoghi della città, questa borsa qui, fatta a mano. Molto molto carina, mi piace tantissimo. Ce n'erano di diverse dimensioni, diverse fattezze, colori e quant'altro. Io ho scelto questa versione con il nero perché comunque mi piace, bianco nero e il colore appunto naturale della paglia, in modo che fosse comunque sembrasse comunque una cosa naturale. Mi piace tantissimo, ha il bottoncino qua sopra, non è ovviamente capientissima perché è una borsettina. E all'interno ha il tessuto simil batik, vabbè adesso c'ho dentro le mie cose, comunque non so se riuscite a vedere che è ricoperta all'interno di tessuto, ce n'era un'altra molto carina con dentro un tessuto viola che mi piaceva, però era un po' più rovinata la parte esterna, quindi alla fine ho preso questa e mi è piaciuta veramente veramente tanto, molto molto carina. Questa pagata 100.000 rupie, quindi circa 6 euro, 6 euro e qualcosa, direi che è un affare, non potevo assolutamente lasciarla lì. Poi, piccola premessa, alcune cose non le vedrete perché erano dei souvenir che abbiamo già consegnato, diciamo, in questi giorni di rientro. Le persone che abbiamo già visto, a cui dovevamo dare dei pensierini, alcuni sono già andati, quindi purtroppo quelli non riesco a mostrarveli, però erano proprio piccole cose, braccialettini, collanine, cosine piccine, ecco. Che se ne andranno oggi per le mie colleghe sono, ecco, mi stanno già cadendo, questi portachiavi, fatti così, con la donnina e con scritto Bali, e ne ho diversi, ne ho prese appunto 4 di colori diversi, eccoli qua, e si girano, mannaggia loro, vabbè, sono 4 per le mie colleghe, quindi questi poi oggi se ne andranno che li vado a consegnare alle mie colleghe. Poi
Pezzo forte dei vari acquisti, abbiamo visitato diverse gallerie di batik. Batik è praticamente una tecnica di pittura su stoffa, che loro utilizzano molto, soprattutto Giorgiacarta, va per la maggiore, diciamo, e hanno, tutte le cose con queste stampe stile batik. Alcuni ovviamente è finto batik, quindi in realtà sono stampate. Quelle originali sono fatte a mano ed hanno determinate caratteristiche che poi ci hanno spiegato. Una delle caratteristiche è quelle che il disegno deve essere identico e bello intenso sia da un lato che dall'altro della stoffa e si possono lavare e stirare tranquillamente senza che il colore sbiadisca. Se si lava e il colore viene via, vuol dire che non è batik originale. Ovviamente quello non si può sapere al momento, quindi la cosa più importante per capire se è batik originale è guardare sia diciamo, la parte davanti che il retro della stoffa e vedere se sono effettivamente uguali. Per farvi capire vi mostro quello che abbiamo acquistato noi. Calcolate che loro li vedete su delle tele gigantesche, se vi interessa, tra l'altro c'è... Ho pubblicato un video nelle storie su Instagram dove si vede proprio l'interno di questa galleria con questi quadri meravigliosi, giganteschi. Costano parecchio, per questioni di spazio ovviamente non potevamo prendere chissà che. È vero che loro te lo staccano dalla tela e quindi poi te lo piegano, infatti li vedrete un po' stropicciati i miei perché staccano dalla tela, staccano con delle graffette, sono attaccati con delle graffette. Dal telaio e poi si piegano e voi ve li potete portare a casa. Quindi questi due quadri che erano abbastanza grandi, esposti, alla fine li abbiamo portati a casa in un pacchettino piccolo così praticamente. Quindi molto comodo, però ecco, a livello di prezzi ovviamente sono abbastanza cari considerando i prezzi in generale dell'Indonesia. Quindi non volevamo, non potevamo spendere chissà che, però volevamo portarci a casa un ricordo di questa vacanza da appunto appendere in casa nostra. E quindi abbiamo scelto due tele tra quelle che costavano un pochino meno, insomma, che potevamo permetterci, contrattando, ovviamente si contratta su tutto. Ed è una questa qui, vedete, è uguale da entrambi i lati. Anzi, è molto bello l'effetto se si mette una luce dietro, praticamente, molto molto carino. Quindi adesso noi vedremo come poi appenderlo, vedete? Quindi con le tipiche maschere indonesiane. Quindi questo è uno. E l'altro più astratto, che è piaciuto tantissimo a Nicola, questo l'ha scelto lui, un'altra forma allungata, ed è questo qui. Ve lo mostro così, ma in realtà sarebbe così praticamente, ma così non riesco a mostrarvelo tutto, quindi ve lo mostro così. Eccolo qui, bellissimo anche questo. Poi sono colori che nel nostro salotto stanno molto bene. Adesso questi bisogna dargli una lavata, una stirata e poi dobbiamo trovare non una cornice, ma volevamo costruirle noi in bambù, visto che abbiamo tanto bambù in giardino, vedere di costruire una sorta di cornice fatta col bambù e poi li appenderemo in salotto. E questo è batik originale fatto a mano. In un'altra bancarella qualche giorno prima, quindi tra i primi acquisti fatti, siamo stati incuriositi appunto sempre da questo tessuto batik. Non ne sapevamo ancora nulla perché in realtà non avevamo ancora visitato la galleria e abbiamo acquistato questa stoffa da utilizzare come tovaglia, diciamo, ci piaceva la fantasia, abbiamo ovviamente contrattato per il prezzo, la signorina ovviamente ce l'ha venduta come batik perché vedete che qua c'è tutte le varie cosine attaccate, c'è l'etichetta così. Quindi ci diceva questo sì, questo no, noi ci siamo tra virgolette fidati perché in realtà non sapevamo bene quali erano le caratteristiche e quindi insomma abbiamo acquistato questa, però vi faccio vedere la differenza. Vedete, questo è il lato davanti e questo è il lato dietro. È decisamente più sbiadito, quindi la parte che io qua oro, qua dietro l'oro non c'è. Vedete, non so se forse nel video non rende allo stesso modo. Tac.
tac, decisamente non è batik originale. Non so come mai qua c'è scritto c'è scritto batik, vabbè, una roba attaccata su. Vabbè, comunque la stoffa è molto molto grande, è una bella tovaglia comunque volendo. E quindi comunque non mi sono pentita di averla acquistata perché per questa, per un kimono che adesso vi mostro, per due calamite e due Tiger Balm, sì, abbiamo speso in totale 15 euro, quindi più o meno come se questa l'avessi pagata 5 euro, diciamo, quindi in realtà ci sta, ci può stare come prezzo considerando che è veramente, veramente enorme. E comunque mi piace. Poi, mettiamola in parte un attimo. In un'altra bancarella tiro fuori a caso perché ho nei sacchetti ho dentro le cose un po' a caso, quindi per farvi vedere tiro fuori così a caso. In un'altra bancarella ho acquistato questo gilet. Fatto così, questo il tizio mi ha detto anche qua che era vero batik perché effettivamente qua la stampa è uguale sia da un lato che da un altro. È un tipo di batik, se è veramente batik, è veramente molto semplice perché in realtà è solo una sorta di bagno di colore fatto con dei nodi qua, tecnica diciamo marmorizzata, non è un disegno fatto a mano, quindi per quanto sia vero che è identico sia da un lato che da un altro, non è il genere di batik che possiamo intendere con questi, ecco, con i quadri. Però comunque mi è piaciuto molto carino, voleva 70.000 rupie, gliene ho date alla fine 50, che sono meno di 4 euro. Quindi ho detto, ma sì, si può fare. Ve lo mostro un attimino indossato, così da farvi capire com'è fatto. Vabbè, qua c'è un casino. Così. Adesso vabbè, con sotto il nero in realtà non rende, però a me era piaciuto veramente tanto. A me piaceva, insomma, fatto così. Poi, calamite, questa è una calamita con la maschera così e l'altra l'ho già data mia nonna, quindi non ce l'ho. Questa è una tazza che in realtà ci hanno regalato, vi spiego dopo la storia. Braccialettini vari, allora, ne abbiamo presi un'infinità perché costavano pochissimo, quindi braccialettino fatto così. Questo è di Nicola in realtà, tessuto fatto così, verde, fatto così a palline di legno come quello che indosso io. Calcolate che di questi ne abbiamo già dati via parecchi, col color legno, il verde, poi quelli invece fatti così che si legano. Questi li abbiamo presi prevalentemente all'Hombok, l'unica cosa che abbiamo preso i primi giorni perché c'erano i bambini che li vendevano e un po' per tenerezza, un po' perché veramente non ne potevamo più, alla fine qualche braccialettino gliel'abbiamo comprato a sti bambini. Così. Questo col blu. Mano di Fatima che userò, credo, come cavigliera. Elefantino. Calcolate che anche di questi ce ne sono alcuni che Nicola ha già dato e qualcosa che si è tenuto lui. Questo è molto bello con le pietrine. Come si chiama? Conchiglietta. Poi, altro pezzo forte, questo preso appunto insieme alla, io la chiamo tovaglia, ma in realtà uno ci può fare quello che vuole. Questo kimono, anche questo in realtà non è vero batik, che si vede dal fatto che appunto all'interno la stoffa è diversa rispetto che all'esterno, vedete? Però fa niente, mi piaceva molto. E
ed è questo bellissimo, bellissimo kimono, ve lo faccio vedere anche questo indossato, è un po' stropicciato, quindi non fateci caso in questo momento perché è un po' stropicciato, però bello, piace molto, anche ad andare in giro, cioè io non mi faccio troppi problemi a riguardo, sinceramente, mi piace proprio come casacchina, no? Portata così un po' aperta, c'è una taschina qua alle cose che si, volendo si, come si dice, si lega. Ho un po' una passione per i kimoni, come avrete potuto intuire anche da quelli che ho acquistato l'anno scorso. E niente, mi piaceva. L'unica cosa, ecco, sì, che mi dispiace è che alla fine non è batik originale, però sarebbe costato veramente tanto effettivamente se fosse stato batik originale. Per 5 euro, sinceramente, ci può stare. Mi piace. Poi, scusatemi, ma sta tosse. Allora, questo sacchetto è vuoto, altro sacchetto. Allora, un'altra cosa che ho preso, questo credo che lo darò a mia mamma, se gli piace. È questo portafoglio fatto così, sempre stile batik, quindi sempre con queste stampe così particolari. E dentro è fatto così, molto semplice, con i tre scomparti. Questo ho pagato una stupidaggine, ho pagato 1 euro circa più o meno. Quindi ho detto, ma sì, dai, lo prendo. E di questi ce n'erano tantissimi, solo che alcuni erano veramente, veramente rovinati e brutti, che non valevano neanche il prezzo che avevano. Purché basso, però davano proprio l'idea di roba di carta, che li metti dentro una roba una volta, li usi 2 giorni e si sfascia. Quindi ho faticato un po' per trovare questo che aveva sia una bella fantasia, come stoffa, non rovinato, sia che dava l'idea insomma di qualcosa di un pochettino più bellino rispetto agli altri che erano veramente carta. E quindi vabbè, questo ho preso alla fine per quello che costava, ho detto lo prendo. Poi collane, un'infinità di collane mie e di bracciali. Allora, questi due bracciali bellissimi, sempre stile batik. Così, pagati boh, 1 euro tutti e due, credo. Braccialettini vari, ancora sul nero, rosso così elastico, che credo terrò io, marrone, ce n'erano diversi, c'era panna, c'era arancio, ce li ha Nicola. Questo ancora di Nicola, braccialettino di stoffa. Poi, collane. Allora, così, bellissima. Anzi, questa me la metto su oggi. Nera, posso usarla andare al lavoro. Tra l'altro si allunga volendo, l'unica cosa non si può stringere, ma io per stringerla di solito faccio il nodino. Ole. Molto molto carina. L'ho presa uguale rossa che darò a mia mamma. L'ho presa uguale bordeaux. Molto simili, ero indecisa tra le due, le ho prese tutte e due, ho detto una la tengo io e una la do a mia mamma. Poi ho preso anche questa così, fatta diversa con il legno azzurra, anche questa già messa. Poi l'ho presa così con il legno colorato, anche questa molto 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 carina. Costavano talmente poco che non si poteva lasciarle là. E altre due tra le mie preferite, sono le prime due che ho acquistato. Questa mi piace tantissimo, era destinata a mia mamma, adesso vediamo se ce n'è un'altra che le piace di più, gliela faccio scegliere a lei, visto che io ne ho tante. E anche questa qua, così, con questi colori che mi piace tantissimo, con il viola, il giallo, bella.
L'adoro. Per quello che costavano, veramente era un peccato non lasciarle là, quindi prese. Poi, questa ce l'hanno regalata, quindi niente, vabbè, anche questa è carina, l'abbiamo portata, ma è stato un regalo di una signora in una bancarella. Sigarette non c'entrano niente. Poi, reparto beauty. Allora, abbiamo ripreso Tiger Balm da regalare, ne abbiamo presi due, diciamo, normali, come quelli che abbiamo già noi, che abbiamo già destinato ai vari destinatari, ecco, e questi qua che invece sono quelli un po' più forti alla cannella, uno che terremo noi e uno invece che è da regalare. Poi, ho preso in farmacia, un negozio che si chiama Guardian. Sì, sono delle specie di farmacia. Ho preso questa che è praticamente, dice Avocado Cream Butt Virgin Coconut Oil. In realtà guardando l'inci io vedo solo. Olio di cocco e tra l'altro pensavo che fosse una crema, invece probabilmente è una maschera per capelli, perché dice per capelli secchi e qualcos'altro. Però insomma mi ispirava, sì, wet, sì, è praticamente una maschera per capelli, figuratevi. Io invece l'ho acquistata come crema corpo. Però vabbè, eravamo di fretta e quindi calcolate che era l'ultimo giorno e poi dovevamo prendere l'aereo, quindi acquistati 2 ore prima di partire. E vabbè, comunque questa pagata sui 20 baht, sì, 20 rupie, 20.000 rupie, che sono 1 euro qualcosa, quindi vabbè, ci sta. Questo 15, quindi esattamente 1 euro, ed è uno scrub al frangipani. Questi tra l'altro visti anche in aeroporto, sia questo che questo, al doppio del prezzo. Quindi questo qui. Ah, ecco, mi stavo dimenticando l'aneddoto della tazza. Praticamente a questa sorta di farmacia, parafarmacia, dove abbiamo acquistato maschere e quant'altro, c'era venuto un conto un po' troppo alto per quello che insomma avevamo preso. C'era qualcosa che non ci tornava, perché controllando lo scontrino abbiamo visto che effettivamente ci avevano conteggiato delle maschere che in realtà non andavano conteggiate, perché appunto c'era il 3 per 2 o l'1 per 2 per 1, insomma, si erano persi qualche promozione per strada. Quindi in qualche modo, parlando in non so quale lingua, perché il nostro inglese non è proprio il massimo, il loro neanche, alla fine ci siamo fatti rimborsare appunto i soldi e per scusarsi la signorina ci ha regalato questa tazza praticamente. Che sarebbe stata carina se non ci fosse stato sopra il dente come cacchio si chiama, il colluttorio. Quindi diciamo che così rimane proprio più una tazza da bagno, ecco, più che una tazza per bere il tè, per bere la tisana, ecco. Però insomma un gesto carino per scusarsi, per farsi perdonare, perché le abbiamo un po' insultate, poverine. E quindi niente, questo è quanto. Piccola parentesi chiusa. Ciao.